Eccoci dunque al riavvio del sistema dopo aver completato la fase di installazione guidata dal programma setup contenuto nel DVD ufficiale di Slackware 13. Abbiamo estratto il DVD dalla baia del lettore, abbiamo riavviato il sistema e il BIOS della macchina virtuale ci propone immediatamente un'introduzione grafica al sistema generata dal bootloader Lilo che è stato correttamente installato sul master boot record. Tra 30 secondi circa partirà il bootstrap del sistema. Ovviamente questa tempistica può essere forzata dando il mio e quindi consentendo immediatamente che il bootloader carichi in memoria il kernel e cominci la sequenza di avvio del sistema di produzione. Quindi scrittura corretta da parte di setup del bootloader nel master boot record della prima partizione ed adesso avvio del kernel di Linux che come vedete è stato caricato in memoria, adesso comincia ad operare rilevando l'hardware e quindi poi proseguendo nell'avvio del sistema di produzione. Quindi sembra che tutto abbia funzionato correttamente, sia andato a buon fine in quanto il sistema sta caricando i vari file system nelle varie partizioni, ha caricato i servizi, velocissimo questo avvio di Slackware 13, ci troviamo come possiamo vedere dal login nel sistema S1, ricordate l'host name che avevamo specificato, e ci propone la shell bash, ci propone il login che effettueremo come root, essendo questo ancora l'unico utente presente nel sistema, con password specificata nell'ultima fase di setup. Il sistema ci consente l'accesso avendo digitato correttamente la password di root e quindi a questo punto possiamo operare. Nelle fasi successive vedremo quali sono le principali operazioni di post-configurazione.